l'attività che svolge Boris è un'attività sicuramente, come per quanto riguarda l'approccio in acqua, è sicuramente un'attività innovativa. Quello che abbiamo visto da questa esperienza, ormai che diversi anni che abbiamo la possibilità di vedere ragazzini all'interno della nostra scuola nuoto che hanno svolto tutta l'attività in questo periodo di primo approccio con l'acqua con Boris, quello che praticamente ha comportato è uno stravolgimento del canone classico di ambientamento, praticamente un superamento della fase di ambientamento. Questi bambini sono tutti bambini che hanno un grado di acquaticità, di sensibilità in acqua, di tranquillità, di piena padronanza dell'ambiente che è nettamente superiore a qualunque altro bambino che si trova a affrontare per la prima volta a 4-5 anni l'approccio con l'acqua. Quindi l'acqua mantiene quella naturalezza, l'ambiente acquatico mantiene tutte quelle caratteristiche che sono prettamente naturali, questa sensibilità profonda di questi bambini. E questo sicuramente permette di sviluppare al massimo poi nel seguito, nel proseguo dell'attività in acqua, lo sviluppare al massimo tutte le caratteristiche di percezione, di sensibilità e di naturalezza che un ambientamento corretto permette. Lorenzo, che oggi ha 3 anni e che ha avuto la paralisi ostetrica come la bimba, ci avevano consigliato di fare l'intervento e purtroppo nessuno, fino a quando il bimbo non aveva 6 mesi, non ha consigliato di andare da Boris a fare acquaticità, e questo, diciamo, ha ritardato il recupero che poi invece anche il professor Gilbert, che diciamo è il più esperto a livello europeo della paralisi ostetrica, ci ha consigliato di fare piscina e acquaticità, che è la cosa migliore per il recupero totale di questi tipi di paralisi. E infatti Lorenzo, dopo 2 anni di lavoro con Boris, diciamo che ora riesce a fare stile e a muovere il braccio quasi praticamente in maniera analoga al destro, cosa che invece avevano detto che sarebbe stato impossibile e avrebbe sicuramente avuto un deficit molto grave, cosa che si è rivelata non vera grazie proprio alla piscina e all'acquaticità che siamo riusciti a fare tramite Boris. Mi chiamo Manuela, sono la mamma di una bambina disabile di 9 anni, che si chiama Elsa. Mia figlia aveva qualcosa di gravissimo che non è stato definito da nessun medico,
e a detta di tutti i migliori specialisti del mondo mia figlia non avrebbe mai avuto l'opportunità né di sopravvivere e neppure un giorno di poter camminare sulle sue gambe. Abbiamo lottato tantissimo per cambiare il corso delle cose, del destino. Abbiamo fatto delle cose che forse alcuni hanno pensato che abbiamo esagerato. Però così girando abbiamo trovato delle persone e dei centri che sono serviti tantissimo. Una di queste persone è Boris, il professor Boris Winsburg, che ha conosciuto mia figlia che aveva 3 anni. Mia figlia ancora non si reggeva sulle gambine. Aveva cominciato da un anno a respirare bene perché mia figlia aveva anche gravissimi problemi respiratori. Non aveva la motricità, non aveva forza muscolare né nelle gambe né nelle braccia. Era scoordinata nei movimenti. Abbiamo iniziato a lavorare insieme io e Boris. All'inizio la seguiva 4 giorni alla settimana. Anche se la Elsa la vedevo stanca o anche se io a volte ero stanca, partivamo e andavamo da lui. Lui ha iniziato piano piano a lavorare sulle sue gambe, poi sulle sue braccia, poi sul suo collo, perché sul suo bacino. Non, come ripeto, era ipotonica la bambina. Oggi Elsa, grazie al suo lavoro, cammina da sola, non ha bisogno neanche più della mano. Io penso che Elsa presto parlerà, io sono convintissima. Comincia a essere una bambina come tutti gli altri. Grazie all'esperienza sua è nata l'associazione Amici di Elsa, dove io vorrei dare a tutti i bambini disabili che ne hanno bisogno, l'opportunità che ha avuto Elsa. Boris è stato molto disponibile. Lui lavora tutti i giorni, dal lunedì al sabato, eppure ha trovato la domenica libera per poter seguire anche questi bambini. Lui ama i bambini, l'ha dimostrato in tantissime occasioni. E sarà con il miglioramento di tutti questi bambini che noi potremo dimostrare che non è un caso che mia figlia sia migliorata così tanto. Dobbiamo dimostrare che non è stato un caso e che è stato il lavoro.